14:51 minuti primi, torniamo in diretta alla città nel pallone, Radio Yes, la radio della città di Roma, e diamo il buon pomeriggio subito al nostro primo ospite, all'ex direttore del Palermo Calcio, Perinetti. Buon pomeriggio direttore, benvenuto su Radio Yes. Buonasera a voi. Direttore, buon pomeriggio. E allora abbiamo contattato Giorgio Perinetti perché chiaramente dopo la sfida con il Palermo volevamo sentire anche la sua, visto che con lui Rosanero li conosceva bene da vicino fino a poco tempo fa. Qui direttore ci siamo un po' divisi tra chi dà i meriti alla Roma e chi dice però francamente il Palermo visto ieri è un po' la squadra peggiore vista lo Stadio Olimpico in questo inizio di stagione. Lei come l'ha vista? Non credo che sia così, io credo che la risposta sia nei meriti della Roma, che ha fatto una partita importante con grande avvedutezza, senza sbilanciarsi oltre misura, mantenendo stretti i reparti, sempre gli equilibri giusti, con i giocatori naturalmente ispirati in questo momento come Totti, Davide, Osvaldo, che sono devastanti nel momento in cui entra in possesso palla. Quindi io credo che sia stato molto merito della Roma. Il Palermo ha cercato di opporsi, tra l'altro ha cambiato anche Gasperini, sorprendentemente ha anche cambiato formazione, perché il suo 3-4-3 non ha mai abbandonato e ieri ha provato qualcosa di diverso, ma credo che appunto, i meriti siano tutti da scrivere alla Roma più che alla poca consistenza del Palermo. Quest'anno fa un campionato decisamente diverso con obiettivi da quelli degli ultimi anni. Direttore, Sabatini aveva pensato in precedenza, quando comunque ricopriva il ruolo di direttore sportivo al Palermo, di portare Eric Lamela proprio nella squadra rosanero. Adesso è esploso definitivamente con la Roma. Siamo di fronte a veramente un crack che può fare la differenza da qui a un paio di stagioni e diventare un giocatore che può guidare la Roma fino in fondo? Ma il problema di Roma è sempre lo stesso, è quello di esaltare il proprio, di deprimere un po' i giocatori non appena fanno qualche prestazione incerta e poi di esaltarli eccessivamente quando fanno bene. Ora Lamela ha un grandissimo talento, sicuro, ha una potenzialità straordinaria, però va lasciato crescere. Così come devono fare i giovani, bisogna fare così, come le piantine importanti, no? Né troppa luce, né troppo poca, né troppa acqua, né troppo poca, altrimenti si rischia chiaramente di bruciarle. E questo è il caso di Lamela. Lamela è un grande talento, con Zema può solo migliorare, perché Zema ha sempre fatto migliorare le sue squadre sia collettivamente sia facendo migliorare i giocatori che la compongono anche individualmente, però io dargli il tempo senza, ripeto, farne subito un fenomeno e prima che abbia la possibilità di consolidarsi anche in maturazione fisica e soprattutto psicologica, perché altrimenti con gli alti e bassi poi i giocatori si rovinano. Lamela è sicuramente un giocatore importantissimo, appartiene al futuro della Roma, però bisogna naturalmente lasciarlo crescere senza pressione eccessiva. Sta in uno splendido momento, crescerà ancora, però bisogna lasciarlo un po' maturare, così come bisogna aspettare Destro e altri giocatori importanti che la Roma pure ha. Direttore, un'altra cosa volevo chiederle, lei ultimamente è capitato anche spesso dalle parti di Trigoria, il giudizio su Zeman ce l'ha praticamente detto nell'ultima risposta. Allora, scusate, il giudizio su Zeman sta nei fatti. Io Zeman dalla Lazio esonerato l'ho portato alla Roma. Sì, lo so. Credo che sia la ringrazierò sempre per questa cosa, direttore. Sono 10 anni fa o 12 anni fa e credo che sia stato in quel momento un'impressione non facile da fare, però ci credevo. Sensi in primo momento non era convinto, poi grazie anche alla signora Maria Sensi siamo riusciti a convincere il presidente e abbiamo fatto questa operazione, che è stata, poiché è stata riportata la cultura del lavoro a Trigoria, è stata propedeutica poi allo scudetto vinto da Capello, ovviamente con i suoi metodi, ma comunque aveva trovato Capello un gruppo molto preparato sul lavoro. Una cosa infatti, ecco, io volevo chiederle, sapevo del suo giudizio ottimo su Zeman, al quale mi accodo e sottoscrivo anche le pause di quello che ha detto, ma le volevo chiedere invece un suo giudizio su Franco Baldini e anche su alcune dichiarazioni di Baldini, anche un commento sull'ultima fatta proprio qualche ora fa ai microfoni di Sky, quando addirittura ha detto: beh, De Rossi, se dovesse arrivare un'offerta ci mettiamo seduti a trattare. Non si ha meno potenza poi in un'eventuale trattativa quando ti mostri così morbido? Guarda, io non sono abituato, da molto fastidio a me quando giudicano gli altri il mio operato, mi dà molto fastidio parlare degli altri.
quindi io, Baldini è un dirigente ormai conclamato e quindi Sabatini ha un collaboratore come Sabatini straordinariamente abile nello scoprire talenti, ha un altro, nel manager della Roma c'è Fenucci che è formidabile sotto il profilo amministrativo, quindi la Roma ha un management importante. Non mi Ma lei questi ultimi pena, giorni... Però il discorso di De Rossi, io non voglio giudicare quello fa Baldini o quello dice Baldini, dico solamente in generale che quando nel calcio di oggi, quando si hanno eventualmente delle offerte, è impossibile non esaminarle. Certo, certo. Aspetto. Poi, chiaramente, ci sono tre parti che sono importanti, quella che ha interesse, quindi chi acquista, chi cede, ma soprattutto sempre il calciatore e il suo agente, che determinano sempre col gradimento o meno la trattativa. Quando due su tre vanno avanti diventa difficile, insomma, sinceramente prendere una decisione inversa. Quindi se sono 2-1 vince sempre chi nelle tre parti, certo, il vantaggio numericamente, questo è un po' la regola. Quindi faccio questo discorso in generale, ovviamente. Ma visto le ultime sue visite in quel di Trigoria, dico una baggianata priva di ogni fondamenta, se penso, se magari immagino no, non immaginiamo niente perché non Perinetti è nuovo allora, direttore della Roma. Allora guarda, io credo, ho ripetuto prima, se no sarei in contraddizione con quanto ho detto poco fa. La Roma ha un management importante, con gente qualificata e professionale. Poi non lo so quanto saranno a Roma, dove saranno, decideranno di rimanere o quello che faranno. Dico che io sono andato a Trigoria una volta, all'esterno di Trigoria, per un problema personale, e credo che posso sia libero un cittadino di prendere un caffè al bar davanti a Trigoria. Ma al di là di questo, sarei anche ipocrita non ricordare che ho fatto 19 anni a Roma. Quindi sono cresciuto come dirigente della Roma. Mm-hmm. E quando sono legato all'ambiente giallorosso, alla Roma, questo se uno passa 19 anni della sua vita e della sua carriera in una società, non è certamente indifferente. Ma altrettanto vero, non c'è assolutamente nulla di vero che mi accosti alla Roma, quindi questo sia chiaro, perfetto, ripeto all'infinito. Poi, se voi fate un'altra domanda, ma un domani, prima di lasciare la carriera, lei piacerebbe lavorare per la Roma? Se io vi dico no, sarò un ipocrita. Quindi, ecco, allora diciamo le cose come stanno, però assolutamente io con la Roma attuale non c'entro nulla, al di là che ho dei buoni rapporti con diversi dirigenti della Roma, a Fenucci, a Sabatini, a Bruno Conti, a De Rossi della Primavera, a tanti altri amici, anche qualche giocatore che quando vengo non smette mai di salutarmi con affetto, tipo Francesco, tipo De Rossi, tipo Destro, ovviamente altri giocatori, basta. Quindi è solo un problema affettivo che mi può legare, ma non c'è assolutamente null'altro che mi accosta. Ma direttore, qui non dispiacerebbe a nessuno, le dico almeno l'idea nostra e anche di un po' di tifosi. Questo fa piacere nel senso professionale. No? Relata refero, anche per, per notizie. Ringrazio chi mi stima, va bene. Ok, va bene. Prima di salutarla, perché sappiamo che va di fretta, sì. Mi dà anche una battuta sul derby che arriva in questa settimana? Come si prepara una stracittadina difficile? Ho avuto modo già di dire che il derby arriva in un momento in cui la Roma esce dalle polemiche con questa vittoria convincente sul Palermo, mentre nelle polemiche entra la Lazio con la sconfitta incredibile di Catania. Quindi è una situazione diversa rispetto alla settimana fa della situazione, probabilmente, no? Però sappiamo che il derby è una partita tutta a sé, è una partita... tante volte dove chi è favorito invece poi sul campo risulta sfavorito, insomma è una partita troppo particolare per poterla giudicare, diciamo, sul piano delle situazioni attuali della squadra. Quello che c'è da dire è che in Italia noi bruciamo troppo presto tutti, no? Perché diciamo, cioè, ci mettiamo troppo poco tempo a giudicare, parte il campionato e diciamo che Stramaccioni non può allenare, poi vediamo che fa benissimo con l'Inter. Poi attacchiamo Zema perché poi diciamo che Petrovic è un fenomeno, adesso magari ci vogliamo rivedere. Conte perde una partita con 50, diciamo la Juve in crisi. Io credo che noi dobbiamo essere più equilibrati, specialmente come ha detto i lavori, no? Non è giudicare le cose, perché poi i campionati hanno uno sviluppo, magari c'è una partenza falsa, uno si riprende e quant'altro. Quindi credo che vada molto presa con. Certo, il derby, ripeto, sfugge ad ogni pronostico, ad ogni situazione. Direttore, le squadre hanno voglia di fare, quindi penso che assisteremo comunque a una grande partita, questo è importante, è uno spettacolo. Direttore, ha detto però che non bisogna bruciare i talenti, magari, e Mattia Destro in questa stagione, in questo avvio? Non ci sarà nel derby, eh? Eh sì.
Lo so, per questo però è colpa di Mattia. Un'espulsione stupida, e, direttore, ce lo permette come termine? Sì, l'ho detto già ieri sera a lui, operato affettuosamente con papà, perché non è giusto che lui, nel momento in cui dimostra ancora una volta il suo valore, che in poco tempo già va a segno con un bel gol, ha ancora un quarto d'ora per fare ancora di più e fa un'ingenuità del genere. Ecco, questa è la differenza che segna il giocatore affermato dal campione. Se uno vuole diventare un campione, queste piccole ingenuità le deve eliminare. E lui, credo, gli sarà, spero, utile per il futuro. Direttore, la ringraziamo, disponibile come sempre. Un abbraccio, buon lavoro, buon viaggio e ci sentiamo presto. Saluti a voi, gli ascoltatori. Buon pomeriggio.